Grazie, grazie del tuo click, ma stavo leggendo un brano di Woody Allen, è molto divertente, si interroga sulla morte, stai a sentire. La morte, che significa? Che cos'è la morte? È una specie di bonus per aver vissuto, bisognerebbe iniziare morendo, così ci si leva subito il pensiero. Poi in un ospizio dal quale si viene buttati fuori perché troppo giovani, ti danno una gratifica e quindi cominci a lavorare a 40 anni fino a che sarai sufficientemente giovane per goderti la pensione. Seguono feste, alcol, erba e il liceo. Finalmente cominciano le elementari. Diventi bambino, giochi, non hai responsabilità, diventi un neonato, ritorni nel ventre di tua madre, passi i tuoi ultimi 9 mesi galleggiando e finisce il tutto con un bell'orgasmo. Ma io dico, ma come fa ad essere così divertente e ironico quell'uomo anche parlando della morte? Ma ti rendi conto? Perché ha una paura dannata di me. Ma chi è? Chi è? Ma riuscirete mai a parlare di me senza tirare in ballo vita? Ma Vita. perché? Ma perché tu sei morte? Sì. Allora, potresti anche guardarmi, sai, non sono venuto qui per incenerirti, stai tranquilla. No, scusami, non ti offendere, ma preferisco così. Avete tutti paura di me e adorate vita, quello starnuto di vita, quello spiffero con la sua insignificante brevità. Sì, però è insignificante. Si viene ricordati per quel che si è fatto in vita, non in morte. Ah già, perché ancora pensate che valga la pena essere ricordati? Voi non immaginate che coperta morbida sia l'oblio e che caldo riposo io possa offrire al riparo dal dolore, dalla fatica, Sì, dall'ansia. però guarda che a volte vale veramente la pena faticare, desiderare, soffrire. Ma taci, che non hai nemmeno il coraggio di guardarmi. Allora, ascoltatemi. La vostra è una dissennata isteria collettiva. I vostri tentativi di rimuovere me e il tragico sono goffi. Tutto questo vostro farvi, rifarvi, questo vostro desiderio di annullare il disfacimento del corpo è delirante. Ma non vi accorgete che nell'illusione di salvaguardarlo, il corpo, lo tormentate indegnamente e vi riducete a ridicoli manichini di voi stessi? Sì, però non c'è bisogno di arrabbiarsi, perdonami. Non sei nemmeno curiosa di vedere il mio volto. Magari sarà per un'altra volta, ci sarà occasione, dai. Sì, ci sarà. Ci sarà. Ci sarà. Ci sarà.